Ok, ci siamo. Ciao popolo di Movie Player, siamo tornati in live per questo terzo carichissimo giorno, bello scoppiettante. Oggi una bella carrellata sui generi perché giustamente si passa dalla commedia di Boris al cinema horror. E come vi dico sempre all'interno della nostra rubrica settimanale, Mistress of Horror, che solo per questa settimana di Ultra Pop fa giustamente un'eccezione, quindi non capiterà di venerdì alle 17. Anche se oggi sarebbe questa settimana sarebbe stato un bel venerdì 17 alle 17, ma appunto siamo qui live di mercoledì alle 16. Come vi dico sempre, il cinema horror, il genere horror con la commedia e anche con la pornografia, con l'erotismo hanno molto da spartire proprio perché sono cinema delle, sono generi delle emozioni che scaturiscono un certo tipo di emozioni anche in base poi al bagaglio culturale non solo di chi li guarda, anche l'esperienza poi personale. Non solo di chi li guarda, ma anche di chi li scrive, di chi li dirige. Sai che stiamo parlando di film, ma anche se stiamo parlando di letteratura, considerando che poi, tra l'altro, cinema e letteratura, horror soprattutto, sono iniziati praticamente insieme. Ma adesso bando alle ciance, anche perché poi alla fine oggi non sono mica sola a portare avanti questo bellissimo discorso. Con me ci sono infatti due super ospiti. Incominciamo con Paola Barbato, ciao Paola! Mi sento poco preparata, però, comunque va bene. Ma no, sarà una super conversazione molto molto tranquilla e con problemi audio perché insomma ci sta l'elemento horror mancava in una live horror, quindi mi sembrava giusto. Un Inoltre, uccello appena sbattuto contro la mia finestra, non dico altro. questi sono i segni e the signs. Inoltre abbiamo Roberto De Feo, ciao Roberto! Ciao, ciao Gabriella, ciao Paola. Ciao. Ciao, Grazie ciao a mille tutti. per essere tutti e due qui con noi. Paola, in realtà è già stata nostra ospite al Salotto Cinefilo, scrittrice, sceneggiatrice, scrittrice di thriller, sceneggiatrice di Dylan Dog. Adesso non dirmi che non hai a che fare con la paura, perché secondo me Sono la paura. vecchia, non sono preparata sulle cose nuove, sono vecchia. Ti preoccupare, Posso ma tu non ti parlare di preoccupare. cosa E poi abbiamo Roberto De Feo, invece regista, una delle nostre leve italiane, siamo tutti molto fieri di lui e del suo The Nest, che tra l'altro ha avuto un bel successo non solo a casa nostra, ma anche all'estero e insomma, siamo molto molto fieri, Roberto, visto che ora parleremo anche di cinema italiano e il cinema italiano nel genere, l'horror in particolar modo. È un periodo un po', sono decenni più che periodo, decenni un po' instabili, ecco, definiamoli in questa maniera. Esatto. Allora, ragazzi, allora, apprezziamo l'arredamento base di alcolici di Roberto, infatti sì, ha una bellissima. Ci può No, stare, insomma. tra l'altro voglio chiedervi scusa perché tra l'altro siete stati super professionali e carinissimi nel creare quel file in cui vi raccomandavate, insomma, di avere un background di un certo livello. Io purtroppo ho una camera super nerd piena insomma, di cinema stuff, ma purtroppo sono alla villa al mare e questo è il meglio che posso offrirvi. Ma Però no, ma stai tranquillo, ma va benissimo, anzi ci piace, è vissuto e va benissimo, assolutamente. Anzi, poi tanto Roberto, non ti preoccupare perché di base i registi quasi sempre quando fanno le live non spiccano mai per la super inquadratura, per il super arredamento, un grande classico insomma. Bellocchio ha ritirato un Davide Donatello con il termosifone alle sue spalle. Se lo fa il maestro Bellocchio, tutti noi siamo legittimati, soprattutto la categoria dei registi. Quindi, insomma, direi alla grande. Allora, scaldiamo i motori, quindi una domanda super leggera, un po' banale, magari. Ah, il maestro Dario Argento detesta questa domanda, ma secondo me è importante anche per definire poi una persona, uno scrittore, uno sceneggiatore. Quindi non solo vi chiedo più che altro cosa rappresenta per voi la paura, ma qual è stato il vostro primo approccio con la paura? Vuoi partire tu? Chi Quella del passato o quello del futuro, per primo? Mi piace però, io, quindi io sono presente, ammazza, andiamo benissimo se io sono il presente. Vai Paola, comincia tu, comincia tu. Della vecchia. Allora, io ho paura di tutto. Cioè, premesso che un uccello veramente si è appena schiantato contro la mia finestra e noi sappiamo da Damien passati che non è un bel segno,
ci ho detto. Anche da Hitchcock, anche da Hitchcock. Ecco, a me il corvo che si mangia il cervello per strada ha sempre fatto un che. Quindi io ho paura di tutto e quindi ho una strada facilitata. Quando mi dicono ma tu perché scrivi di quelle cose? Io scrivo di ciò che conosco. Io ho sempre paura e ho paura sostanzialmente di tutto. Ora, siccome l'uomo è un animale veramente becero e secondo me dovremmo finire in fondo la catena alimentare, ma così non è, abbiamo una grande forza, siamo gli animali per me più adattabili sulla faccia della terra, ci abituiamo a tutto, ci abituiamo anche ad avere paura di tutto. Quindi io ci ho fatto, non dico amicizia, però ci ho fatto l'abitudine a essere molto spaventata. Io la conosco, non solo la paura delle cose oggettive o delle cose, ma io ho pure paura delle cose che mi invento io, che è quella la cosa peggiore, perché io quando scrivo ho paura delle cose che sto scrivendo e che sto inventando io, e poi non dormo per una cosa che ho scritto io, che è profondamente imbecille se ci pensi come cortocircuito. Però è così, quindi io non posso dirvi qual è stata la mia prima paura. Da che mi ricordo io ho sempre avuto paura, e ho avuto una paura variegatissima proprio, è come una gelateria con... Ne peschi uno, ce l'ho avuto, quindi di quello campo mi sono veramente molto abituata. Adesso obiettivamente non è proprio una vita serena, eh. Tu pensa ad andare in autostrada, quando fatti qui tutti gli incidenti del mondo, tutte le immagini da quando parti a quando arrivi, tutti li hai fatti, poi alla fine arrivi sano, però arrivi con 50 neuroni in meno che sono suicidati, per cui è così. Più che altro è molto particolare, adesso voglio ascoltare pure l'esperienza di Roberto. In genere, spesso e volentieri, mi capita invece di sentire risposte che scrivo di orrore, di rigo di paura e orrore per esorcizzare poi le mie paure. Invece mi piace questa tua risposta, non serve a niente. No. Mi piace questa cosa. Roberto, invece nel tuo caso? Il mio caso è un po' strano perché... Il mio primo incontro con la paura è stato attraverso gli occhi di mia madre, nel senso che ricordo, ero piccolino e vidi che mia madre stava attraversando un periodo un po' particolare, io non capivo perché, ero davvero piccolo, e chiesi a mio padre cosa avesse mia madre, che cosa le stesse succedendo, e mio padre mi disse che era rimasta traumatizzata dalla visione dell'esorcista, non riusciva più a dormire la notte, non riusciva più a stare in casa da sola, insomma... Questo episodio qui ricordo che mi mise tantissima voglia di vedere questo film, non avevo mai visto un film horror, e fu una specie di incontro, se vogliamo, da un certo punto di vista affascinante, perché quando sei piccolo e un genitore ti vieta di fare qualcosa, come sempre c'è questa tendenza a voler scoprire che cos'è quella cosa che non puoi fare o che non puoi vedere. Certo. Quindi, non vedevo l'ora di poter vedere sto benedetto esorcista. Per anni non ho potuto vederlo, mi hanno vietato di vedere film horror, e questa cosa credo che sia stato un po' il motore che ha acceso la mia curiosità verso la paura in generale. Poi la paura, io distingo sempre fra la paura, diciamo, nella vita di tutti i giorni, la paura cinematografica. La paura mi ha sempre affascinato, soprattutto dal punto di vista cinematografico, il poterla controllare, cioè quando tu vedi un film, hai la possibilità di chiudere gli occhi e di mandare tutto in cortocircuito, hai il controllo della situazione. Credo che anche quello sia il motivo per cui il genere horror è il genere che conta, diciamo, la fetta di pubblico più ampia, più affezionata, perché la paura, a prescindere, è qualcosa che affascina tutti, soprattutto ti affascina quando sai di poterla controllare, e il cinema ti permette di controllarla. Tu non vorresti mai vivere nella vita reale le esperienze che però vivi attraverso i film e che vuoi andare a vivere attraverso i film. Per quello che ti piace, credo, almeno dal mio punto di vista, andare al cinema, sedermi a quella poltrona e dire ok, ora vedo qualcosa che col cavolo che mi piacerebbe provare in prima persona, però la posso provare attraverso gli occhi di un altro, controllandola, potendo chiudere gli occhi e dire ok, basta, non sta succedendo a me davvero. Poi, per chiudere, sulla paura nella vita reale, io sono un grande amante degli scherzi, e ho sempre provato questo fascino contorto, questa emozione straordinaria e incontrollabile nel far paura agli altri, nel vedere gli altri. Ne so, a me è successo, avevo un canale YouTube dedicato agli scherzi che facevo, ho nel mio curriculum 3 svenimenti, quelli sono sempre stati per me considerati tipo i punti più alti della mia carriera da scherzologo, non so come
mi piace tantissimo far paura in tutte le salse, insomma. Dice una cosa interessante, perché poi effettivamente nel cinema horror subentra un po' quel meccanismo un po' in bilico fra il masochismo e il sadismo. In genere un appassionato di horror, parlo anche di me in prima persona, ha quel momento di repulsione nei confronti di quello che sta guardando, ma al tempo stesso voglio continuare a guardarlo. È quasi come una forma di adrenalina ed eccitazione, ecco perché spesso e volentieri io ho paragonato il cinema horror un po' come alla pornografia, perché c'è quel senso di eccitazione che continua a pomparti dentro il sangue, dentro le vene, ne vuoi ancora di più, nonostante tu sia spaventato in quel momento. Poi mi capita sempre che dopo un film horror, che magari mi ha preso tantissimo, arriva il momento in cui ne voglio ancora, lo voglio rifare da capo, poi probabilmente non dormirò la notte, come giustamente dice Paola, o come è nel caso di tua madre, Roberto, ora se non fosse per una certa differenza anagrafica, ma tua madre potrei essere io, perché anch'io quando ho visto per la prima volta L'Esorcista, il trauma è stato forte in me. Vuoi anche, fossi stata tu mia madre. Vuoi anche che in realtà poi ho visto Esorcista molto molto da bambina, molto piccola, e quindi anche quello, no, sarebbe stato un po' problematico. Più che altro mi chiedo, nei vostri confronti, quando vi approcciate al cinema horror, quali sono le sensazioni che vi mostra, vi trascina fuori poi un film, e magari poi vi ispira anche a scrivere qualcosa di vostro? Allora, se lo chiedi a me, no, io non sono mai fatta ispirare, non c'ho bisogno. Io il cinema horror l'ho frequentato tanto in una maniera assolutamente masochista, nel senso che, Roberto, perdonami, io i film horror li guardo. Io li guardo in soggiorno, di giorno, con le finestre aperte, mentre sto stirando a 10 metri dalla televisione senza gli occhiali. E prima il film l'ho visto tutto veloce e poi sono tornata indietro. Perché all'inizio c'è stato un periodo in cui non la gestisco più, ma pure quando so già che sta per succedere ho paura uguale, quindi questa sono proprio l'antispettatore preferito dei registi e comunque... ciò nonostante, scusa se ti interrompo, ma per un regista, quando riesci a far, quando vedi che uno spettatore sta guardando il tuo film e si copre la faccia con le mani, è la cosa più bella che tu possa dargli, cioè esatto. hai fatto capire che è riuscito a fare quello che voleva. Ma io adoro le reaction che c'erano, almeno ai miei tempi c'erano su YouTube le reaction dei film horror al cinema, che erano bellissime, prima che diventasse in voga con le serie TV che piazzavano una telecamera di fianco alle sedie e tu vedevi sta gente prima tutta tranquilla e poi saltava tutta insieme facendo così, e per me era bellissimo vedere, io sapevo manco che film fosse, però mi piaceva da morire vedere la loro paura. Però se mi chiedi cosa... Spinge, ma chi? Allora, in realtà, secondo me, il parallelo con la pornografia ci sta e non ci sta, perché la pornografia è mortificante, cioè tu la guardi, ma se solo ci provi a rifare quella roba lì tu, tanto non ti viene, è difficile che ti venga uguale. E poi non c'è, come non ci siamo, capito? Se provi... è di soddisfazione vederla, ma non è che ti ispira a... Hai riprovato a emulare invece un Leatherface? Perché io ora ti immagino allora, nei panni di Leatherface. No, però lo puoi ritrovare in giro, nel senso che ti stimola la recettività all'orrore, perché certo. Quando vedi un corto su YouTube dove c'è una persona che se spegne la luce vede un'ombra e se accende la luce l'ombra non c'è più, e poi sta a casa sola e ha un corridoio e ha una lampada, è sufficiente, cioè non è che c'è bisogno di grandi cose. E questo, secondo me, ti piantano dei grandi semi. In realtà sono giardinieri e coltivatori coloro che producono l'orrore, perché comunque seminare seminano, prima o dopo qualcosa spunta. Poi, tra l'altro, non so se ci avete mai pensato, però il genere horror è quello che gioca di più con i sentimenti delle persone. E poi, tra l'altro, è quello certo. Che diceva Gabriella all'inizio, come il porno dell'autismo, insomma, scusate, l'autismo. Perché comunque, non so se vi ricordate, c'era tanti anni fa questa moda, ora il nome probabilmente non ve lo ricordate, o magari sì, i flani. Vi ricordate cosa sono i flani? No?
Allora, no. I fan sono delle grafiche, delle piccole grafiche che venivano pubblicate sulle riviste quando ancora non esistevano né il televideo né insomma internet, ma l'unico modo per che lo spettatore aveva per sapere quali film fossero al cinema erano questi articoli che venivano, queste piccole grafiche che erano a metà fra un poster e un annuncio e venivano pubblicati sulle riviste. Okay. Ora, ve ne faccio vedere una, io le colleziono, per questo vi dico, sono divertentissime, non so se riuscite a leggere, però... Sì, assolutamente. C'è tipo un film che sconvolge il mondo e poi c'è scritto, se non volete svenire, continuate a ripetervi, è solo un film, è solo un film, è solo un film, è solo un film. Vedete, guarda. Poi queste cose poi noi ora vediamo, ma erano l'unico modo con cui si poteva pubblicizzare un film prima. Era, cioè, tipo il trailer, non esisteva. Questo era un mix fra un trailer e un poster pubblicato su una rivista. Poi ce n'è un altro, tipo, questo era quello di Nightmare 2, La Rivincita, che è considerato un capolavoro del cinema horror. C'è scritto, certo, guardate sopra, leggete sopra, se questo film non ti spaventa vuol dire che sei già morto. Beh, ci sta, giusto, giusto. Ce ne sono tanti altri, tipo, ma cose assurde. Dico, quest'altra cosa e basta, perché questa fa ridere. Che poi in realtà questo, se ci pensi, è un po' quello che facevano all'inizio con i Mostri Universal. Nel 31, quando Frankenstein venne presentato per la prima volta in sala, usciva una persona che avvisava le persone, guardate che... questo è un film horror, vedrete cose di questo genere, noi vi abbiamo avvisato. Poi se durante il film svenite, volete essere rimborsati, noi vi avevamo già avvisato, a vostro rischio e pericolo. Perché per l'epoca un film come Frankenstein, dove appunto vedevi una creatura ritornata alla vita, quindi non solo creata con pezzi di altri esseri morti, ma la visione delle siringhe, il modo in cui poi è diretto Frankenstein, come Boris Karloff vestiva i panni di Frankenstein, con quel tipo di inquadratura che prima ti mostrava il dettaglio, poi piano piano avevi la grande sorpresa della creatura che sconvolgeva giustamente il pubblico in sala, oltre al fatto che lo stesso Dr. Frankenstein dice una citazione paragonandosi a Dio, che fece un enorme scalpore, a tal punto che io stesso ho scoperto che Frankenstein per tanti anni l'abbiamo sempre visto censurato, perché la citazione del Dr. Frankenstein che dice finalmente so cosa vuol dire sentirmi come Dio fu sconvolgente. Credibile che poi a distanza di 30 anni, 40 anni sono arrivati film come L'Esorcista, come Omen, che invece hanno giocato tantissimo con il concetto della religione. Ed effettivamente, Roberto, quello che ci hai mostrato tu è esattamente quello che ha sempre fatto poi il cinema horror, che faceva forse il cinema horror. Guardate, arrivo già alla domanda, tanto vedo che giustamente ci stiamo già seguendo un nostro flusso. Cos'è successo secondo voi? Cioè, riuscite a ritrovare quello che fino agli anni 70, agli anni 80 il cinema a livello internazionale faceva e che a un certo punto secondo me ha smesso un po' di fare, ovvero giocare con la paura anziché giocare con lo spavento, perché spesso e volentieri le persone confondono paura con lo spavento. Per me la paura è qualcosa di molto più atavico, è qualcosa che, come dice giustamente Paola, mi costringe a guardare un film con la luce accesa, finestre spalancate, che la notte non riesco a dormire, la paura che mi rimane incollata sulla pelle. Lo spavento è qualcosa che sì, il jump scare arriva, mi spavento, però poi dopo un po' me ne dimentico, non è quello che mi fa rimanere veramente il film nel cuore o il libro nel cuore. Certo. Allora, vai Paola. Io sono breve perché in queste cose Roberto ne sa a pacchi. Allora, il grande nemico del film horror sono i codici. È come il jump scare è un codice. Cioè tu vedi una scena, si abbassa, si spegne la musica, dietro non c'è nessuno e tu sai che sta per succedere. E questa è una cosa tristissima, perché quelli come me che si spaventano pure se cade una paglia dal piano di sopra, vabbè. Ma quelli che sono un po' più scappati e che vanno al cinema in cerca della paura, non si spaventano più. Cioè sono quelli che ridono, quelli che prendono poi in giro. Quindi i codici per me sono stati il grande male. Quando a un certo punto abbiamo cominciato a pensare questo funziona, allora facciamo questo.
che era sbagliatissimo e che ancora oggi è sbagliatissimo, cioè adagiarsi su un meccanismo. E poi perché io ho visto La casa una volta sola e non l'ho mai più rivista, ve lo giuro, non l'ho mai più rivista, però io lo stupro del bosco me lo ricordo, io vi giuro che me lo ricordo, ero piccoletta. Una cosa così oggi non la fanno, negli anni 70 ci avevano un coraggio da leone, ma in tutti i film erano di un realismo mostruoso. Poi... ma non solo... Stai parlando anche di un film, del film meno horror in assoluto che ci possa essere, che giocava proprio con il concetto di commedia, perché la cosa particolare di Evil Dead era che mandava a quel paese i grandi maestri dell'horror e faceva un horror che era una commedia, e funzionava esattamente per quello. Ovvio che dagli occhi di una bambina, anch'io l'ho visto Evil Dead da bambina e mi aveva sconvolto all'inizio. Poi negli anni ho rielaborato il concetto, ma come dici tu, lo stupro nel bosco da parte poi della natura, del anche la matrigna, esatto, da parte del bosco, è una roba che ha una presa non indifferente, anzi fa probabilmente più paura di uno stupro fra due persone in carne e ossa. Ah sì, ma perché comunque c'era il concetto di violare ciò che era inviolabile. Ormai, visto che di inviolabile non si considera più nulla, non si tenta neanche di vederne un aspetto diverso. Anche gli approcci che ci sono stati recentemente all'horror attraverso la tecnologia sono sempre un po' timidi. Se devi usare la tecnologia, usala, non usala, cioè nel senso, non possiamo ogni volta dire parliamo della tecnologia 2001 di sé nello spazio, ho capito, capolavoro, ma siamo ancora lì, cioè non possiamo considerare il modo migliore in cui è stata usata in maniera malvagia la tecnologia quello, eppure finora di film horror in cui sia stata usata bene la tecnologia, che per dire fa parte della quotidianità, non ne ho visti. Cosette, principi però anche per dire sì, si usava una telecamera, ok, si usava una telecamera, anche nel Blair Witch Project si usava la telecamera, non è quello. Ci vorrebbe il salto, invece c'è un po' di, insomma, ho finito, adesso Roberto ammazzami. No, ma che, anzi, io sono d'accordo con quello che dici, mi collego all'ultima cosa che hai detto, poi magari la riprendo dall'inizio. Il discorso delle tecnologie nei film horror o non horror, il discorso è che prima siamo partiti, hai citato The Blair Witch Project, The Blair Witch Project ti dava la possibilità di essere in un bosco fighissimo, muoverti, fare quello che vuoi, mentre ovviamente le tecnologie degli ultimi anni sono sempre più concentrate nel tenerti in casa davanti a una televisione, davanti a un computer, quindi è anche più difficile secondo me trovare storie che siano coinvolgenti e terrificanti, perché poi grandi film horror in casa secondo me ce ne abbiamo avuti, ti cito uno che è un caso non solo cinematografico ma anche al botteghino, come Paranormal Activity. Personalmente io ancora oggi incontro persone che sono rimaste scioccate e che se tu ti proponi vediamoci Paranormal Activity, appena hai finito di fare la domanda sono già scappate perché hanno paura. Non è la tecnologia usata, è una telecamera. Esatto, in quel caso erano telecamere tipo di controllo, tipo la telecamera che usi in casa per proteggerti dai ladri. Sì, sì. Hai ragione, mentre immagino che tu parlassi di film tipo Unfriended. Quelle cose lì, dove si usa ciò che noi abbiamo in mano tutti i giorni, quindi sono non d'accordo. Una computer. Sono d'accordo. Su quello sono d'accordissimo con te. Per tornare invece alla domanda di Gabriella, io penso che la paura sia completamente cambiata nel corso degli ultimi 30 anni al cinema, la paura al cinema intendo, perché mi ricordo, io vedo più o meno un film horror ogni due giorni, da quando praticamente avevo 11 anni, quindi... A un certo punto ho proprio notato da spettatore, non da regista, perché sto ancora imparando a farlo, da spettatore, mi sono a un certo punto trovato a dire che cosa guardo stasera, perché ormai i film erano diventati ognuno la copia dell'altro, ma il problema principale era ancora un altro in realtà. Inizialmente il cinema cercava di farti paura col sovrannaturale, anche perché il mondo in cui vivevamo era un mondo diverso da quello in cui viviamo oggi. Diciamo che gli anni 90, i primi anni del 2000,
ci presentavano un mondo più tranquillo, meno pericoloso, meno, come posso dire, anche meno sporco da tanti punti di vista. E quindi il cinema, per far paura, era costretto a non pescare nella realtà, ma a inventarsi l'elemento sovrannaturale. Non a caso abbiamo tutti i più grandi classici horror con elementi sovrannaturali, se poi pensiamo anche ai classici di Universal, i mostri alla mummia, Dracula, insomma, ai grandi classici dell'orrore. Poi a un certo punto c'è stato un non so come definirlo, cioè c'è stata una produzione di horror a tema sovrannaturale, a home invasion, qualsiasi tipo di horror alla Venerdì 13, a Halloween, tutta quella serie di film slasher, insomma, chiamiamoli, ognuno aveva poi il proprio collocamento. Ce ne sono stati talmente tanti che tutti gli spettatori, come me, io per primo, a un certo punto ho detto basta, cioè non ne posso più. Basta, cioè sono tutti uguali, uno la copia proprio dell'altro. E allora, dopo un buco, si è creato un buco di, voglio dire, anche probabilmente 10 anni, 12 anni, in cui il cinema horror sembrava completamente sparito. Poi non si facevano altro che remake su remake su remake. Poi un giorno arriva questo signore che si chiama Jason Blum, che in realtà poi usciva lui, ma in realtà veniva accompagnato da una squadra di geni che insomma agivano dietro le quinte, che è arrivato e ha detto: ragazzi, il mondo è cambiato, adesso ci fa più paura quello che vediamo quando usciamo di casa che quello che non vediamo nel buio, quindi dimentichiamoci il buio, accendiamo la luce, perché quello che vediamo quando accendiamo la luce ormai fa più paura del buio quando stiamo soli in casa. Purtroppo, per assurdo, è vero, e infatti i successi commerciali del cinema horror degli ultimi anni dimostrano, esatto, bravissima, stavo per citare Get Out, che è stato un po' l'apripista, ha lanciato questa moda del cinema horror legato a tematiche sociali, che poi ha continuato lo stesso appeal con i vari Ari Aster, con Hereditary, anche se quello è un po' un mix fra gli horror dei due tempi, chiamiamoli così. Però, insomma, si è incominciato con Jason Blum, con la Blumhouse, a produrre il cinema horror legato a tematiche sociali. L'ultimo esempio che posso fare è appunto un film bellissimo, secondo me, che è L'Uomo Invisibile, non so se l'avete visto. Sì, alla fine... Esatto, cioè il film The Invisible Man, che alla fine parla, è un film sullo stalking. Quindi è una tematica fortissima, tra l'altro... Una cosa molto interessante, ecco, questa è un po' quella che io definisco la nuova era dell'horror da questo punto di vista. Una cosa interessante è L'Uomo Invisibile, che a differenza la Universal ha deciso a distanza di... Quanti anni sono passati dai mostri Universal? 50, 70 anni, 80 anni, ha deciso di riportarli tutti al cinema. L'ha sempre fatto in modo molto canonico e quindi perdendo quello che poi era il gusto, penso a Dracula, penso alla mummia, l'ha fatto in maniera mainstream e totalmente folle, senza senso. La cosa molto bella... L'operazione molto bella, secondo me, dell'Uomo Invisibile è che, come dici tu, è un film sullo stalking. Soprattutto non è più l'uomo invisibile a essere il vero protagonista, è lei a essere la protagonista. E noi viviamo la storia dai suoi occhi, occhi di una qualsiasi donna, che potrei essere io, potrebbe essere Paola, che ora mi odierà e non dormirà mai più per il resto dei suoi giorni, praticamente. Con giustamente un uomo, una persona che ti segue. E spesso e volentieri le donne vengono definite paranoiche, no, ma non è vero, ma guarda, ti stai fissando, quando invece il film rielabora quel tipo di concetto, un concetto reale, autentico, che viviamo poi tutte, alla fine potrebbe anche essere un altro uomo, sulla propria pelle, e lo fa in una maniera realistica, usando però l'escamotage dell'horror e svecchiando quello che era il grande classico, ovvero L'Uomo Invisibile. Vai Roberto, esatto. Scusami. No,
Beh, è bello quello che dici, perché a voi non capita spesso di parlare di queste cose, però L'Uomo Invisibile è il primo, è uno dei pochissimi film horror, tra l'altro il primo, dopo un vuoto di tanti anni, a mostrare un classico personaggio dell'orrore, un film che parla appunto di uno dei classici personaggi dell'orrore, in questo caso l'Uomo Invisibile, dal punto di vista non dell'Uomo Invisibile, ma della vittima. È il primo film che viene girato dal punto di vista della vittima, e questa cosa è bellissima perché, tra l'altro, per assurdo fa molta più paura. Io, per esempio, mi chiedo sempre, ora magari spero che nessuno mi rubi l'idea, però noi abbiamo, pensateci un attimo, abbiamo sempre visto mille film, tipo i film della Marvel, della DC, mille film di supereroi, tutti dal punto di vista dei supereroi, ma non abbiamo mai visto un film sui supereroi dal punto di vista di chi invece non sa chi è il supereroe. È un po' quello, se ci pensate, sarebbe bellissimo un film in cui tu non sai come tutte le persone che ascoltano, che ne so, se, nel caso dell'Uomo Ragno, noi abbiamo sempre saputo che è Peter Parker, ma perché? Io mi sono sempre chiesto perché nessuno ha mai fatto un film su un personaggio che tu non sai chi è? Perché sarebbe, come nel caso dell'Uomo Invisibile, molto più interessante se con un punto di vista inesplorato, come ripeto, questa moda che sta nascendo adesso, per fortuna, perché sono territori inesplorati e dal punto di vista registico ci puoi fare tantissime cose in più. Io mi Palle, chiedo, prego. falle, infatti sì, ha ragionissima Paola. Ma tra l'altro anche Paola, tu sei abilissima a gestire la suspense all'interno dei tuoi romanzi, che anche i tuoi romanzi poi hanno una cosa molto in comune con lo stesso The Nest poi di Roberto, ecco perché alla fine siete una coppia perfetta per questa discussione, dove usate l'ordinario come giustamente questa nuova era dell'horror, come arma di terrore, ovvero il terrore nella vita di tutti i giorni, quella cosa che non deve essere necessariamente il mostro sotto al letto, lo zombie, il vampiro, il mostro della laguna, quello che è un po' anche science fiction praticamente, ma è il vicino di casa, è una madre, un fratello, un amico, una donna gelosa, per esempio, una perversione che anima, alberga nell'animo umano e che potrebbe essere anche attivata da un bambino, appunto. Per esempio, con Paola era capitato che avevamo affrontato questo tipo di discorso pensando a Omen o pensando al tuo stesso film, Roberto, The Nest, la figura del tuo protagonista è incredibilmente inquietante, per quanto lui rappresenti la purezza e l'innocenza, eppure è uno dei primi elementi di disturbo, quindi questa allusione, perché una cosa che secondo me il cinema ha fatto per troppo spesso nelle sue storie, dagli anni 60 in poi, è esplicitare tutto quanto. Ti devo far paura non con la tua immaginazione, non con quello che tu credi di aver visto, che è quello su cui giocava poi un Blair Witch o un Paranormal Activity, ma bensì su quello che io ti devo far vedere. Quindi il mostro diventa sempre più grande, Freddy è sempre più spaventoso e insanguinato, Leatherface fa sempre più paura con le sue maschere, quando prima invece doveva essere la tua di suggestione. Appunto, io ti spingo a creare una suggestione che magari parte da una tua stessa paura. Prendo Paola con il rapimento, per esempio, il rapimento di un minore. Prendo Roberto con la creazione di una villa un po' fuori dal mondo, qual è il mistero? Chi è che sta nascondendo la verità? Loro o la verità è realmente là fuori? Pensando anche un The Village. Per esempio, dov'è che c'è veramente il plot twist in questa storia? Che sono storie di tutti i giorni. Io penso a quando vengono ritrovate ragazze sequestrate dopo 15 anni. Cioè, più terrore di questo, che cos'è? Ha due genitori che fanno prostituire un minore. Più orrore di questo, che cosa vogliamo avere, per esempio? Quindi mi domando anche nelle vostre storie, quanto è reale questo ritorno forse all'allusivo e perché a un certo punto abbiamo smesso, no, di usare questo tipo di narrazione? È importante all'interno della scrittura e come mai finalmente sta ritornando in vigore? Allora, è un domandone, in realtà sono più domande in una, quindi allora ti do una rispostina per un domandone. Da un certo momento, da un certo
tempo, da un certo punto evolutivo della società o involutivo, a seconda di come lo vuoi vedere, c'è stata la necessità di allontanare ciò che era sgradito. Quindi c'era sempre il qualcosa che veniva da altrove, veniva da un'altra dimensione, veniva da qualcosa comunque di non reale, di non probabile, di non plausibile, di non possibile. Questo rassicurava. Nessuno aveva voglia di pensare che, non diciamo il marito, che la moglie che scannava il marito e i figli era sua sorella o sua cugina. No, era sempre qualcuno che abitava in un posto lontanissimo, erano i paranoici nordici, cioè c'è sempre questa cosa che bisognava tenere lontano. A furia di tenere lontano si è persa l'empatia, perché se tu a un certo punto guardi una cosa lontanissima, come fai ad andare a ricostruire in te una paura analoga? No, è una cosa così lontana che a un certo punto tu parti dal presupposto che non c'è, non esiste e basta, e hai finito. Questa cosa è stata esasperata, per questo secondo me. Più ci si avvicina, più si ottiene successo. Vado sul mio terreno, così faccio una cosa facile, facile, così ci perdo un neurone in meno. Perché un personaggio come Dylan Dog ha avuto la presa che ha avuto sul pubblico? Non perché trattasse dell'argomento horror, per quanto ormai era un argomento desueto, se ne parlava pochino, ma perché era un personaggio estremamente attente ai suoi lettori, una persona piena di fragilità, di insicurezze, di dubbi, che non era sicuro neanche di ciò a cui dava la caccia, per cui sempre ammesso che gli desse la caccia. Questo avvicinamento ha consentito di ristabilire un collegamento empatico. Stessa cosa avviene quando io vedo un film dove a essere colpevole o a fare paura o a essere la figura da cui guardarsi è qualcuno che saluta sempre. Questo è il grande concetto, no? Il salutava sempre è la base delle cose che ci terrorizzano oggi. Ecco, minore è questa distanza e maggiore è la nostra capacità di spaventarci. Più sentiamo aderenza tra quello che vediamo sullo schermo o leggiamo in un libro oppure vediamo in un fumetto e quella che è la nostra realtà, più siamo spaventati. Per dire, se tu, Gabriella, stasera torni a casa, ti devi lavare i denti, non so se tu tieni lo spazzolino in un bicchiere, facciamo finta di sì, e dentro ci trovi un dente e non è tuo, non è che un dente ti esplode, però direi che è una cosa che fa molta più paura che immaginare che una creatura con una motosega si nasconda nell'androne, perché non. Sì. Sì, può anche essere che c'è uno con la moto, uno ha beccato te e vabbè, questo ti è capitato. Meno Ma in realtà io per questo credo male che non che esco più di casa. sono le piccole cose. Io se trovo, facciamo finta, se io trovo che la mia cassetta delle lettere ha un segno verticale fatto col gessetto di fianco, mi inquieto, ma non perché ce l'ho col gessetto, ce l'ho con la cassetta delle lettere, ma perché è una cosa che non rientra nell'ordinario e che non capisco. E questo alla fine non ci vuole tantissimo per terrorizzare la gente, non c'è bisogno dei massimi sistemi. E siccome tutte le piccole cose sono state scartate per tantissimo tempo, in onore di la gran cassa, chiamiamola così, secondo me se tu fai una singola nota di violino invece della gran cassa ottieni molto, molto di più. Non so se hai capito, Concordo. ci ho provato. Sì, assolutamente concordo pienamente con te. Dopo stasera guarda se trovi il dente. Madonna, poi lo stavo per dire al mio compagno, ma vai a vedere un attimo, vai un attimo in bagno. Non potrei rispondere meglio di come ha già fatto Paola, che tra l'altro non si è limitata al discorso della letteratura, insomma del fumetto, ma giustamente ha fatto un discorso a 360 che include anche il cinema. Quindi su quello penso che non ci sia più bisogno di dire altro, è stata perfetta. Sinceramente, mi piacerebbe aprire una parentesi su come è possibile spaventare il pubblico. Questo è un problema che Paola, per esempio, è fortunata, lei non ha quel problema che invece ha chi fa cinema in Italia, perché in Italia il pubblico che va al cinema a vedere un film horror italiano già entra con mezzo piede fuori dalla sala, cioè nel senso. Vero, O verissimo. centrato perché dice vabbè, non c'ho altro da vedere, me lo vado a vedere sto film, e non a caso poi i distributori ti fanno uscire a Ferragosto, non per colpa loro, ma perché c'è un pubblico che non percepisce positivamente l'idea di un film horror italiano, cosa che ovviamente per il fumetto non accade. Però purtroppo l'influenza del cinema
non dico solo americano, soprattutto americano, ma del cinema che si fa fuori dall'Italia, sempre purtroppo, per quanto riguarda il cinema horror, con più soldi e più mezzi, fa sì che per anni gli unici produttori che si siano voluti confrontare con il genere fossero produttori che volevano in un certo senso imitare film di successo prodotti in altri paesi. Voglio dire una cosa, voglio spezzare una lancia a favore di tutti i registi di genere italiani che negli anni passati si sono confrontati col genere. Viene sempre detto sti registi italiani che vogliono imitare i registi stranieri. No, non è così. I produttori italiani, che ripeto, non è che perché sono stupidi, ma semplicemente perché loro vogliono fanno i film per fare i soldi e quindi il loro ragionamento quadra. Io voglio fare un film che mi faccia fare soldi e quale faccio? Quello che magari all'estero ha fatto una barca di soldi, ne faccio uno simile in Italia. È purtroppo colpa delle influenze che il mercato porta dall'estero in Italia. Non è che i registi italiani vogliono fare i film horror copiando i registi americani. È purtroppo il mercato che ti costringe a fare determinate cose. Per quanto quindi riguarda il cinema horror italiano, purtroppo negli ultimi, ma vorrei dire 30 anni, mi sembrerebbe di esagerare, ma purtroppo non è così. Faccio pure fatica, a parte te e magari il signor diavolo di Pupi Avati, a trovare un film italiano horror negli ultimi 20 anni. Faccio davvero fatica e non posso citare Dario Argento, perché per quanta stima io possa avere nei confronti di Dario Argento, che è stato un nostro grande rappresentante negli anni 70 e negli anni 80, il cinema di Argento è un cinema irriconoscibile, quello degli ultimi anni, dal Cartaio alla Terza Madre, a qualcuno mi ha citato la mia nemesi che è Dracula 3D. Fai difficoltà, Roberto ride, Roberto ride, pure Paola ride. Quindi aprimi la mente, Roberto, da questo punto di vista. Dimmi che non è solo il punto di vista di una critica mezza giovane, mezza vecchia, ma effettivamente c'è un gap importante in Italia dal punto di vista del genere. Poi non è solo horror, è anche un po' il thriller, purtroppo, ha questo difetto. Sì, sì. Ma No, thriller ne hanno fatti, brutti. Ma ne hanno fatti. Sì, ovvio, quello che io mi riferivo solo alle opere ben riuscite, però Paolo, non mi piace mettere il dito nella piaga. Invece sul thriller dei tentativi li hanno fatti. Io posso parlare per gli horror e tra l'altro non mi piace mai farmi portatore di un, come dire, di tutto il cinema. Certo, in base alla tua esperienza. Magari qualche regista che invece poi ha fatto un brutto film, invece il produttore era un buon produttore, ci può essere. Io parlo della difficoltà in generale in Italia quando ti approcci e cerchi di creare un film di genere come The Nest o come potrebbe essere un classico film dell'orrore, quindi a tematica soprannaturale o che sia un ghost movie. Comunque, facciamo così, io vi spiego, vi racconto quella che è la mia esperienza negli ultimi 5 anni, da quando ho smesso di fare i cortometraggi che mi sembrava fossero l'unica cosa che potessi fare in Italia, perché io volevo fare solo film di genere, non mi interessava il resto. Sembrava che a un certo punto potevo morire girando cortometraggi per i prossimi 50 anni. Poi un giorno, grazie, ripeto, poi io lo dico sempre in qualsiasi occasione, se non ci fossero stati film come i film di Mainè, come lo chiamavano Gigrobot, e come il primo diciamo, successo di Rover, Veloce come il Vento, se non ci fossero stati anche il Mine di Fabio e Fabio, insomma tutti amici che stimo tantissimo e che ringrazio, perché se non fosse stato per loro, arrivederci e grazie, staremmo ancora già ai cortometraggi. Cioè loro hanno portato riaperto le porte della fiducia dei produttori a generi diversi dalle solite commedie, film drammatici, eccetera eccetera, e si è incominciato a respirare un'aria diversa, nuova mi sembra troppo, diversa, perché per esempio io The Nest l'avrei fatto in modo diverso, però in Italia lo potevo fare solo in quel modo. Avrei fatto scelte diverse su tante cose, ma non potevo farle perché
mi dicevano: aspetta, un passo per volta, ma non esagerare. Quindi purtroppo ci dobbiamo sempre scontrare con il cambiamento, c'è, è in corso. Questa è la cosa fondamentale. Non a caso io so di opere prime horror che sono state già girate e usciranno prossimamente. Questa è una notizia fantastica. Quando è arrivata la notizia, per esempio, di Locarno, che The Nest era stato preso a Locarno, io vi giuro, ero in piazza Cavour a Roma, mi chiamarono da True Colors, che ringrazio ancora, e Gaetano, Katia, non mi ricordo, mi chiamò Katia, all'epoca era ancora in True Colors, e mi disse: Roberto, il film è stato preso a Locarno e sarà proiettato in Piazza Grande. Io, vi giuro, ho avuto un calo di pressione per la felicità, perché non ci credevo, cioè un film italiano di genere horror che va in Piazza Grande a Locarno, penso che io, è stato il mio, ma se fosse stato di un altro, io lo stesso mi sarei messo a piangere dalla gioia, perché vuol dire che adesso, per esempio, un produttore al quale puoi andare e dire: guarda, c'è un film italiano che è andato a Locarno, che era un'opera prima, o che è andato al Siges, o che spero, come quelli che usciranno adesso, faranno anche meglio, dà la possibilità ad altri di andare, come ho fatto io. Io sono andato dai produttori e ho detto: io sono amico di Fabio e di Matteo Rovere, anch'io con loro ho fatto i cortometraggi, anch'io come loro ho il sogno di fare qualcosa di nuovo, mi producete questo film. Se non avessi fatto quella premessa, che dà anche un po' fastidio, perché non è che siamo grandi amici, vale? Con Fabio sì, ma con Matteo no, ci siamo visti un po' di volte nei festival per i corti, però effettivamente sono quelle cose che tu sei costretto a dire a un produttore per far credere nel tuo progetto. Cioè, quindi purtroppo, guardate, sarebbe un documentario fantastico se qualcuno in Italia si mettesse a girare insieme a un regista che vuole fare un film horror in Italia, lo seguisse con una telecamera, vedesse cosa deve dire quando incontra i produttori, che cosa è costretto a, insomma, a fare per farsi produrre un film di questo tipo. Poi, ripeto e concludo, in Italia il vero problema è che questi 30 anni di nulla hanno completamente rivoltato il pubblico contro il film horror italiano. Io mi ricordo che quando The Nest doveva uscire in sala, ci fu uno youtuber molto importante che vide il film in anteprima e fece questa recensione meravigliosa, e il pubblico commentava e diceva: ma che cacata, ma merda, è una schifezza, ma non avevano ancora visto il film. Quindi lo dicevano a prescindere. E certo. Questa è la cosa. Io purtroppo però non posso dargli torto, perché io per primo, in passato, quando vedevo un trailer di un film italiano horror, spesso, senza insultare, ma a prescindere, non lo vedevo o lo consideravo una schifezza a prescindere. Per assurdo, anch'io non posso incolpare queste persone, perché non sono 5 anni che non vengono prodotti film italiani di qualità, ma roba, come dicevi tu, 20, 30 anni, e quindi lo spettatore ha ragione, ha tutto il diritto di essere, come dire, sfiduciato. Esatto, questa purtroppo è la triste verità. Tutto quello che dice è molto molto vero, va anche detto che non è una differenza da poco. Esatto, assolutamente. Cioè, nel senso che è vero i limiti, le cose, è vero i produttori, è anche vero che se ti manca un'idea buona, vuoi ancora rifarla? Ecco, dopodiché io so sempre che la solita cretina, a me scrive un sacco di gente che mi dice: ho fatto un corto horror su YouTube, io vado a vederlo e ci sono veramente dei corti horror di veramente pochi minuti molto carini. Per cui a me dispiace il fatto che non esista, ma ultimissima parentesi personale, io per esempio per 7 anni non ho pubblicato perché non avevo più un editore. Sono andata su Wattpad, che è una piattaforma di pubblicazione autonoma, si pubblica quello che vuole, ho pubblicato le mie cose e lì c'è dello scouting, cioè è venuta uno scouter della mia attuale casa editrice senza sapere che io fossi io, mi ha contattata e io ho ricominciato a pubblicare. Questa cosa, per esempio, mi sembra che manchi, cioè manca lo scouting di una buona idea che magari è stata pubblicata, fatta con autonomia, 4 gatti, 2 luci e un telefonino. Una bella idea, e magari dire: prendiamo questa bella idea, la togliamo da YouTube momentaneamente, ne facciamo una cosa più costruita,
Quindi a monte sfiducia è soltanto del pubblico, secondo me, proprio che non c'è più, non so dire, è brutto dire che non c'è più l'interesse, perché non è vero, perché poi gli horror degli altri li guardiamo, quindi non è questo. Però sembra, è come se dicesse, quando dicono ma è ormai un campo esaurito, che è andato oltre la Maggese, non ci si semina più. E invece bisogna avere anche la voglia di andare a cercarli, sti benedetti semi, che sempre di semi parliamo. Ho finito. Assolutamente, sono concorde con te. Poi è vero, in Italia ce ne sono molti meno, ma anche all'estero alla fine la maggior parte non sono horror così memorabili, eccezione fatta per i già citati Jordan Peele, Ari Aster e Robert Eggers, che ha fatto veramente un lavorone incredibile con un The Lighthouse, che comunque, anche se fosse uscito al cinema, mi piange il cuore il fatto che non sia uscito al cinema, l'avremmo visto in tre e l'avremmo capito in uno probabilmente. Adesso, ma magari ora sto esagerando, però è anche questo, c'è un problema di mercato. No, ma il mercato si crea però, adesso. Hai ragione, hai assolutamente ragione. Non avendo più mercato, è stato tutto già morto. Il teatro era morto perché è arrivata la radio è morta perché è arrivata la televisione è morta perché è arrivato il cinema è morto perché è arrivato internet, eppure c'è ancora tutto. Com'è? No, per esempio, no, inventata, per cui in realtà non è mai morto nulla. Completamente ragione, sì, assolutamente, io concordo alla grande. Signori, purtroppo sono già le 16:55, quando si parla di cose belle il tempo vola, io ringrazio, dovremmo fare un altro panel praticamente, altre due ore di queste chiacchiere e potrebbe accadere, quindi preparatevi perché su Movie Player la rubrica Mistress of Horror esiste, quindi insomma potreste ritornare tutti e due, ci farebbe molto piacere insomma se accetterete poi il nostro invito. Io ringrazio tanto Paola Barbato, tanto Roberto De Feo, leggo il dente, lo cercherò, anzi a Paola, grazie Paola per questi incubi soprattutto. Noto dalla chat, in chat hanno scritto moltissime cose, un peccato non essere riuscita poi a farvi una serie di domande, ma tutti quanti molto entusiasti nei confronti della live, quindi grazie mille e continuate a seguire le opere di Paola e poi i prossimi film. Dai Roberto, unitevi, signori, unitevi, cioè confrontatevi per favore, fatelo, sarebbe bellissimo, fatelo, vi prego. Poi sto già dando, Paola, sto già arando un altro campo. Stai arando un altro campo, attenzione, però Roberto mi sembra disponibile comunque, si possono arrare più campi. Se vieni, guarda cosa c'è qua da bere, ci facciamo una bevuta. Sono spegna, Roberto, che stiamo malissimo. Mannaggia, ma io ci provo, però. Non riesco a trovare qua. Sì, è grande clado, a destra e a sinistra si confondono in live. Ma guarda, esatto. Che è una base horror, immaginati che tu vedi nella videocamera uno alle tue spalle e ti volti dal lato sbagliato, guarda che è fantastica sta cosa, pensiamoci. Lo stiamo scrivendo, andiamo a scrivere in questo momento. Ciao a tutti, grazie ancora Paola e Roberto. Ciao.